Onda ha rinnovato la Jets, che ora sfiora i 4 metri di lunghezza ed è allestita sulla nuova piattaforma, in grado di aumentare le volumetrie di bordo. Grande vano bagagli da 354 a 884 litri dunque e abitabilità per 4-5 persone. Il motore è un 1.3 benzina da 102 cavalli abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti o ad un CVT a gestione elettronica. Il servosterzo è elettrico. Ristudiate e ottimizzate infine per i nuovi ingombri anche le sospensioni. Completamente ridisegnato con linee pensate anche per l'Europa, ecco HRV, il crossover compatto di Honda che dell'antenato mantiene solo il nome. Battezzato Vezel in Giappone, nel vecchio continente è sempre HRV. Motorizzato con 1.6 a gasolio da 120 cavalli, abbinato ad un cambio robotizzato a doppia frizione o con un manuale a 6 rapporti. Aspetto vistoso e innegabilmente votato ad esaltare le prestazioni per la Civic Type R, con un DNA che la vede a metà tra strada e pista. Il motore di 2 litri sviluppa 310 cavalli, la velocità massima raggiunge i 270 orari, l'accelerazione 0-100 è dichiarata da Honda in 5 secondi e 7. La trazione è solo anteriore, ma il costruttore giapponese è sicuro della buona riuscita di questa nuova sportiva, prevista solo nella versione con cambio manuale a 6 marce. Esternamente l'aerodinamica si avvale di un estrattore raccordato al fondo piatto e di un più che vistoso spoiler posteriore. Torna dopo un quarto di secolo la sportiva per eccellenza, l'unica Honda che fece venire dei dubbi a qualche ferrarista, e la NSX che oggi viene riproposta ha ancora linee che si fanno decisamente guardare, ma una meccanica adeguata ai tempi, con 3 motori elettrici a far da contorno al V6 biturbo in posizione centrale longitudinale, abbinato ad un automatico a doppia frizione con 9 rapporti. La nuova Honda NSX sarà prodotta solo in America.